quando eri un bambino, probabilmente ti è venuta l'idea di catturare Babbo Natale per poter provare che esiste. O magari per ricevere tutti i regali del mondo. Ma non potrai mai catturarlo. Ehi! Almeno non fino ad ora. Rudy sta lavorando ad una folle operazione. Lui e Lola stanno per catturare Babbo Natale. Non importa come, ma Rudy non ha idea di come farlo e hanno quasi finito il tempo. Rudy e Lola hanno solo 4 ore per catturare Babbo Natale. Oh, potrei avere un'idea. E se costruissimo una montagna di regali usandola come esca? Quando abbiamo tutti i regali in casa, possiamo far sembrare che li stiamo vendendo. Basta mettere un cartello con scritto vendita. Babbo Natale vorrà sicuramente risparmiare un po' di soldi acquistando regali. Ma c'è un intoppo nel nostro piano. Babbo Natale non compra regali, gli elfi lo fanno per lui. Quindi non avrebbe senso per lui andare ad una vendita. Non arrabbiarti, Rudy. È stata solo la tua prima idea. Sì, più simile a Lola, non si arrenderà così facilmente. Ci serve un telefono e nastro adesivo. Per l'esca, invece, possiamo usare un bicchiere di latte. Babbo Natale ama il latte. Attacca il telefono al bicchiere e riuscirai a catturare Babbo Natale con il nastro adesivo. Grande piano, proviamo. Rudy, il latte è per Babbo Natale. Attacca il telefono al latte. Fatto. Babbo Natale non ha più alcuna possibilità. Rudy, dove sono i biscotti? Gli errori sono inaccettabili. Anche mangiare i biscotti? Ora andiamo. Rudy, cosa c'è che non va? Aspetta, ti sei dimenticato qualcosa? Ma certo! Il signor Marmalade è a casa. Anche lui ama il latte. Rovinerà sicuramente il nostro piano per filmare Babbo Natale. Il piano sta fallendo. Dobbiamo farci venire in mente un'idea. Il tempo sta per scadere, ma dobbiamo catturare Babbo Natale. Bingo! Rudy ha appena avuto una grande idea. Mettere del nastro adesivo in tutta casa per intrappolare Babbo. Rimarrà incastrato di sicuro. Mettete del nastro adesivo dappertutto, con il lato appiccicoso in alto. No, non sembra una buona idea. Basta con il nastro adesivo. Abbiamo bisogno di un piano vero e proprio. Lola sembra avere un'altra idea. Dillo a Rudy. Che ne dite di usare un'arma segreta? Detersivo per piatti? Rudy, non capisci? Lascia che ti spieghi Lola. Prendi il sapone e striscia fino al caminetto. Tutti sanno che è così che entra Babbo Natale. Ora versa il detersivo proprio davanti al caminetto. Certo, Babbo Natale vive circondato dal ghiaccio, ma questo è molto più scivoloso. Quando si presenterà, scivolerà e cadrà. E allora sarà facile afferrarlo. Questo piano sembra così pericoloso che la mamma mette subito fine a tutto questo. Il detersivo per piatti non è un giocattolo. Avreste potuto farvi del male. No, pensate a qualcosa di più sicuro. Volete davvero arrendervi? Tornate al lavoro. Rudy ha escogitato un nuovo piano. Per prendere Babbo Natale dobbiamo nasconderci in una scatola regalo. No, Lola, non quella piccola. Rudy intende quella grande scatola. Wow, è enorme! Ci sarà abbastanza spazio per entrambi. Babbo Natale non sospetterà nulla. Potete entrare nella stanza all'interno della scatola, ma il problema è... non si vede niente e la scatola è troppo piccola. Non c'è modo di mettersi comodi qui dentro. Quando arriverà Babbo Natale, noterà che la scatola si muove e ci riderà su. E scapperà mentre ride di voi. E i vostri sentimenti saranno feriti e la missione sarà un fallimento. I ragazzi si stanno innervosendo. Non riescono a sopportare la pressione e il tempo sta per scadere. Non hanno ancora idee su come catturare Babbo Natale. Lola, possiamo usare l'albero di Natale? E se tu diventassi l'albero? Allora Babbo Natale metterebbe un regalo sotto di te. E tu potresti afferrarlo. Ma le lucine potrebbero fare cortocircuito e tu e Babbo Natale verreste fulminati. No, questo piano è troppo pericoloso. E se chiedessimo aiuto a un professionista? Spider Boy!
Sarà sicuramente in grado di prendere Babbo Natale. Invitiamolo. E diciamogli che quando arriva Babbo Natale, non sarà il vero Babbo Natale, ma un rapinatore. Allora Spider Boy lo prenderà. Apparirà da dietro l'albero. E catturerà Babbo Natale nella sua ragnatela. E poi... Aspetta. Se Spider Boy farà così, lo arresteranno. Perché è una cosa che farebbe solo un cattivo. E Babbo Natale se ne andrà comunque. No, non possiamo approfittare di un supereroe del genere. Ci serve un piano migliore. Il tempo sta per scadere. E non abbiamo ancora idee. Rudy, hai visto l'annuncio di stamattina? Pensa, era un servizio di sicurezza per l'albero di Natale. Una guardia di sicurezza proteggerà il tuo albero e non lascerà che nessuno si avvicini senza il tuo permesso. Questa è una faccenda seria. A quanto pare non lasciano nemmeno avvicinare i gatti agli alberi. Appena arriva Babbo Natale, la guardia lo dirà ai bambini. Ma sembra che abbia dimenticato che il proprietario dell'agenzia di sicurezza è Babbo Natale in persona. È l'unico che ha accesso a tutti gli alberi. E ovviamente la guardia non avvertirà di nulla. E il regalo lo riceverà lui. Questo piano non funzionerà. Continuate a ragionare. Lola ha un'altra idea. Lei e Rudy si vestiranno da elfo e da renna, che sono disoccupati questo Natale. Babbo Natale non li lascerà in una brutta situazione. Verrà a salvarli. O forse la mamma verrà a salvarli. E sarà molto contenta di vedere che i suoi figli cercano lavoro. Qualcuno deve aiutare a pulire, dopo tutto. Le pulizie sono l'ultima cosa che i bambini vogliono fare poco prima di Natale. No, questo piano non funzionerà. Rudy si è appena ricordato di una cosa. Se si aggiunge il miele al latte, questo farà venire sonno a Babbo Natale. Oh sì, potrebbe funzionare. Sì, di sicuro funzionerà. Dovremmo essere un pochino subdoli. Come spie. Strisciare fino al bicchiere di latte, non lasciare impronte e aggiungere un cucchiaio di miele. Prendere le giuste proporzioni, mescolare e rimettere a posto il latte. Poi nascondersi. E quando Babbo Natale vedrà il latte, non riuscirà a resistere. Ma anche il padre dei bambini non può resistere al latte. Come al solito, spunterà fuori dal nulla. Vedrà il latte, lo berrà tutto e sverrà addormentato sotto l'albero. Russerà così forte che Babbo Natale nemmeno verrà. Appena sembra che siano a corto di idee, Rudy ne ha un'altra. L'arma classica di tutti i bambini, i Lego. Versare Lego ovunque e fare una trappola vicino all'albero. Quando Babbo Natale ci passerà sopra, urlerà di dolore. Ma Rudy è caduto in una trappola. Oh, don't worry. I Lego fanno davvero male. No, è troppo pericoloso. E in più mancano solo 20 minuti a Natale. Lola ha un piano. Funzionerà sicuramente. Ha un ragno telecomandato. E una macchina fotografica. La useranno per filmare Babbo Natale. Cosa potrebbe andare storto? Che la mamma facesse irruzione perché ha una grandissima paura dei ragni. Si spaventerà così tanto che romperà il giocattolo. L'ultimo piano è rovinato. Tutto quello che possiamo fare è aspettare. Proprio sotto l'albero e non addormentarci. Ecco, questo è il piano. Dobbiamo fare in modo di rimanere svegli per non sprecare le nostre energie. Ed ecco il piano per catturare Babbo Natale, così Rudy e Lola si addormentano velocemente. Proprio sotto l'albero di Natale. E Babbo Natale copre i bambini che dormono e fa il suo lavoro. E non si fa catturare.
E tu come cattureresti Babbo Natale? Scrivilo qui sotto nei commenti e non dimenticare di mettere un like e di iscriverti per non perdere nuovi video di Trum Trum Trick. Buone feste!